anni. Perché loro sono venduti. Esca. E poi usano il loro morte. Signora, è la libertà americana vincerà. Non esiste la libertà americana libertà. Vince sempre. È totalitarismo americano. Via, portala via, come la NATO. Portala via, via, via. Via fai, libertà. Fai liberare lo studio, via. Vada grazie, via. Musica. Via, via, via. Via, tu. Via, 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 via. Liberate lo studio dalla pazza. Sta pazza scatenata, filo putiniana. Invasata, io non bevo, non tocco più niente. Chissà che veleno ha messo questa qui adesso. Questa rideva, ma era. Allora, ragazzi, io non uso mai certe espressioni. E dunque, aspetta, aspetta, fermi tutti, questa. Una cosa seria, non uso mai queste espressioni. Ripeto, non uso mai certe espressioni, e dunque mi scuso davvero. È raro che lo faccia, ma voglio farlo. No, non è una presa per il culo, è una cosa seria. Comunque mettetemi la musica. Perché l'espressione che ho usato ieri, il ciccione, certo, del cazzo, giusto, nei confronti del brutto signor Bavaro, dottor Bavaro, come brutto viene chiamato. Brutto, sì. No, 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 ragazzi, è una cosa seria. Dai, non mi mettete queste cose qua. Ripeto, non uso queste espressioni mai, e dunque mi scuso davvero. Ripeto, è raro che lo faccia, voglio farlo perché è un'espressione che non appartiene al mio DNA. Non fa parte del mio bagaglio. Beh. Cosa è successo? Mi sono praticamente messo nei panni di uno di quelli che fa l'ether contro il dottor Bavaro, col suo compiacimento peraltro, e volevo dire un maledetto ciccione, un ciccione enorme, un ciccione pazzesco, volevo dire questo. Mi è scappata una frase che non ripeto e che non mi piace, perché può sembrare, anche se non lo era, insultante nei confronti di qualcuno. Ovviamente l'ho fatto perché c'è un gioco delle parti, che il dottor Bavaro sa benissimo di che cosa si tratta. È quello dello sberleffo, dell'offesa verso gli ether. Mi sono impersonificato in uno di questi ether perché lui accetta il gioco. Però, ripeto, io mi scuso col dottor Bavaro e lo abbraccio. E qui credo che accetterà le mie scuse. Ciao Bavaro, come stai? Pronto? Eccoci qui, accetti le mie scuse? Accetti le mie scuse, allora, amico hai mio. Hai fatto benissimo a chiamare, anche perché volevo mettere appunto questi un paio di puntini sulle i. Allora, tutto quello che abbiamo fatto non è stato assolutamente organizzato, cioè tu hai voluto fare così. Assolutamente. Hai voluto fare in questo modo. Ti prendi la merda di quello che ti stai prendendo, però. Sì, ma non c'è, ma non mi prendo nessuna merda, perché non è, per fortuna non mi prendo nessuna merda. Io ti voglio chiedere scusa, questo qua. Non ti voglio chiedere scusa pubblicamente. Io le scuse me le voglio anche prendere, ma tanto alla fine non mi cambia niente. Cioè, sono scuse che. Cioè, alla fine le offese vengono da due pezzenti che non contano niente, quindi non mi interessa proprio. Ma io non ho detto niente, come si permette di chiamare? Non mi interessa proprio, capito? Figurati se mi prendo a male per uno come te, cioè. Ma no, figurati, non c'è problema. Hai voluto fare la parte no, tua? No, non ho voluto fare nessuna parte. Te lo sto spiegando, ti chiedo scusa e ti abbraccio. Ciao, dottor Bavaro. Ciao. Non molla manco. Due pezzenti, ma io non so. Primo, non so pezzente. Secondo, io non gli ho detto nulla, non so neanche chi sia, francamente. Né mi sono mai permesso di rivolgergli a lui in quel modo. Allora, entri Luca.